Cari amici, era un po' che non ci vediamo. Oggi facciamo un unboxing di questo display con dispositivo CarPlay, quindi si dovrebbe collegare sia ad Android Auto che a CarPlay in modalità wireless, sfruttando il modulo CarPlay, ma quello poi lo vedremo nella videoprova. Qui facciamo un unboxing. Vedete, già carina la scatola perché si apre e qui c'è una sorta di magnete che lo chiude. Figata, un dettaglio che raramente ho visto in questi box, in questi display Android. Allora, qui è l'unità principale. Apriamo insieme. Bello, molto solido. Vedete quanto è grande? Molto grande. Adesso vediamo se questi sono dissipatori o casse, lo vedremo in seguito. Questo è il tasto power, qui la possibilità di attaccarlo e queste sono le porte presenti. È molto molto solido, la qualità traspare e il display è veramente grande. Poi lo vedremo all'opera. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Abbiamo le istruzioni, vedete dove dice, parla di CarPlay, ma qui c'è anche il simbolo Android Auto, poi vedremo. Sono in italiano, scusate, sono anche in inglese. Poi c'è la presa per alimentarlo, vedete un cavo molto lungo, quindi probabilmente non ha una batteria, ma servirà sicuramente solo il cavo. Alimentarlo è una cosa abbastanza ricorrente. Questo è il braccio a ventosa, molto solido, devo dire. Vediamo che altro c'è. Ci sono solo due cose. Questo qui, che credo che sia un replacement di questo, o forse uno spessore. Ed infine il cavo audio, vedete? Doppio cavo audio, non c'è altro in confezione. Adesso lo andremo a provare, a testare e vedremo come funziona.